Noi abbiamo scoperto che proprio in seguito anche alla burocrazia, alla difficoltà che incontrano gli operatori economici, una merce per arrivare a Milano ha più senso che sbarchi a Rotterdam piuttosto che in un porto italiano. È un dato che lascia assai perplessi quello che emerge dal viaggio attraverso alcune città portuali italiane per incontrare cittadini e stakeholders che sta compiendo l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Tiziana Beghin con l'obiettivo di scrivere la prima bozza del rapporto dogane da presentare al Parlamento europeo. Infatti, sottolinea l'onorevole Beghin, non tutte le dogane europee sono uguali. Le merci in arrivo dai paesi extraeuropei evitano di passare per una dogana che obbliga maggiori controlli, preferendo una che chiude un occhio. E il fine di questo studio è proprio quello di porre rimedio a questa situazione giudicata inaccettabile. Uniformare le prassi doganali, perché esistono delle dogane dove i controlli sono più stringenti, più puntuali ed efficaci, come nel caso italiano, che poi però paradossalmente vanno a creare un danno alle casse sia dell'erario sia un problema di tipo anche occupazionale, in quanto creano meno lavoro per gli operatori portuali. È inevitabile che molti operatori preferiscono far transitare le merci attraverso una dogana dove i costi sono inferiori e le procedure più semplici, anche se dal punto di vista geografico questi porti non rappresentano il percorso più breve per far giungere le merci a destinazione. Abbiamo il porto di Rotterdam, per esempio, o altri porti del nord Europa, che hanno un traffico merci molto molto più elevato, anche per merci che poi devono arrivare magari in Italia. Di fatto, quindi, proprio a causa delle differenze esistenti, è palese che l'unione doganale esiste solo sulla carta, ma porre rimedio a questa situazione non sarà facile, conclude l'eurodeputata. Già a livello, per esempio, delle sanzioni che abbiamo votato poco tempo fa al Parlamento europeo, abbiamo visto come certi paesi si mettono un po' un blocco a queste cose. Però è anche un momento storico molto particolare, che è quello di far vedere se l'Europa lo è davvero o lo è soltanto a chi fa comodo e dove fa comodo.